Per me Baggio è tutto tranne che il rigore del 94. È un momento che in qualche modo è diventato iconico, questa capacità di rinascere, questa capacità di andare oltre. Ed è bello vedere la vita in questo modo perché non ti fa sottovalutare nulla di quello che ti accade. Ti fa capire l'importanza di prendere i momenti, anche quelli più complicati e difficili, farli tuoi, assorbirli, però usarli per creare qualcosa di nuovo, creare del valore nuovo. Prendo in prestito una frase storica di Roberto. I rigori li sbagliano solo quelli che hanno il coraggio di tirarli. Quante volte ci sentiamo davanti a quel rigore? Quante volte su questo film io mi sono sentita davanti a quel rigore? Perché è un'assunzione di responsabilità per la tua squadra, per il tuo lavoro. Possiamo definirlo un manuale di rinascita. Credo che io sono stato travolto più che altro dalle responsabilità, no? La felicità era ovviamente ogni volta che l'Italia vinceva e che andavamo avanti, no? Sempre con responsabilità più grandi, ovviamente. Questo porta veramente a cercare dentro di sé qualcosa di particolare che magari credi non possedere, ma che devi trovare, devi soprattutto poi tirare fuori e dimostrare. Dunga, giocatore del Brasile che tira prima di Baggio, segna, rientra al centrocampo ed è il momento in cui Baggio si appresta a tirare il rigore. È in quel momento, con i giocatori dell'Italia schierati da un lato, quelli del Brasile dall'altro, io che dovevo farmi questa camminata, questa via crucis verso il pallone, lì ho veramente sentito un po' di scosse sulle braccia. Cioè, sono riuscito veramente a visualizzare 80.000 persone che riempiono uno stadio.